Eccoci qua insieme, cari telespettatori. Allora, una parte particolarmente significativa e che mi sta anche a cuore perché finalmente, lo posso dire, dopo un po' di tempo ci voleva, tornano le giornate di primavera del FAI, ovvero tornano le aperture dei beni del FAI, beni artistici, architettonici di particolare pregio, con i famosi ciceroni, giovani in genere ciceroni, che raccontano e illustrano questi angoli, a volte nascosti, a volte poco conosciuti o anche noti, però che non sempre abbiamo l'opportunità di poter visitare in occasione delle giornate del FAI di primavera. E allora, per raccontarci quali sono le novità, in linea generale, dove si può andare, dove ci si può informare, insomma, avere qualche notizia, abbiamo i nostri esperti. Allora, ben ritornata, dottoressa Ines Lanfranchi Thomas, presidente del FAI del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie, grazie a tutti. Dopo un'assenza Dopo per un'assenza, forza per maggiore, non forza ci speravate neanche maggiore, voi, no, diciamo. assolutamente, è stato un grande atto di eroismo da parte di tutti i volontari che hanno permesso questa grande apertura il prossimo fine settimana. Eccolo qua, quindi siamo vicinissimi e ben arrivato anche dottor Alessandro Armani, direttore property manager di Villa dei Vescovi in Buonasera, provincia grazie. di Padova, per cui molto nota nella zona dei Colli Euganei e che è un bene invece del FAI. Corretto, un bene del Assolutamente. FAI che quest'anno festeggia 10 anni dell'apertura al pubblico, era il 19 di giugno del 2011, quindi un anno importante, l'anno della ripartenza, della riapertura. Già 10 anni sono Già 10 anni passati. Io sono ricordo passati. quando c'è stata l'apertura. Ci sarà un importante evento che non sveliamo, però comunque 19-20 giugno un appuntamento, ma il primo fra meno di una settimana, ovviamente, 15 e 16 maggio, le edizioni delle giornate FAI di primavera, che aspettiamo tutti con grande attesa, uno dei primi grandi eventi di ripartenza dopo il secondo lockdown a livello nazionale, quindi siamo molto contenti. E per fortuna lo possiamo dire, infatti ho fatto la puntata proprio oggi, perché sapendo che siamo ancora in zona gialla, che non ci sono perturbazioni di colori strani, di tonalità diverse, sarete aperti, quindi Confermatissimo. Certo, confermato. Bello, brutto tempo, non Sarà. importa, chissà perché mi ricordo sempre le giornate del FAI con la pioggia, però non importa, perché Non tanto importa. sono visitabili, l'importante è che siate aperti, questa è una notizia molto C'è sempre il importante. dio del FAI, diceva Giulia Maria Crespi, la Chi è che fondatrice c'è? del FAI, che protegge il FAI, quindi. Protegge. Benissimo. Allora, c'è il sito internet, questo naturalmente potete visitarlo, vederlo per capire quali sono aperti un po' in tutto il territorio nazionale. È così, Presidente. Quindi E questa così iniziativa che su, cosa riguarda? allora, www.giornatefai.it, oppure fai prenotazioni, oppure solo fai, il meccanismo porta assolutamente, facilmente a prenotarsi, perché è obbligatoria la prenotazione. Questa è la novità Ah fondamentale. sì, assolutamente, secondo, è una raccolta pubblica di fondi, però deve Aspetta, essere questa è la fatta Villa dei se, Vescovi di cui stavamo parlando, sono bellissime seconda, immagini. secondo le norme vigenti, quindi occorre la prenotazione e quindi bisogna andare nel sito e prenotarsi, perché altrimenti non si potrà partecipare alle aperture. Io però vorrei sollecitare chi ci ascolta a partecipare e ad iscriversi al FAI, perché è importante iscriversi al FAI. Questa è la tessera e questo è il numero solidale che è già attivo, 45586. Perché iscriversi al FAI è un atto di civismo. Sostenere il FAI, che è la migliore impresa culturale no profit del paese, è importantissimo, soprattutto in questo momento, perché sostenendo il FAI si sostiene l'Italia, si sostiene il nostro patrimonio e non sono parole, la bellezza, sostenere, la tutela. È veramente così e lo si può vedere, per esempio, nella Villa dei Vescovi, come è restaurata, curata e tutelata Villa dei Vescovi. Non è solo una bellezza falsa, quella che si vede e che ci colpisce comunque, perché tutti i beni del FAI sono meravigliosi, sono straordinari, stupefacenti, ma non è solo un'apparenza, non è una bellezza falsa. Tutto è curato nei minimi particolari, anche la stanza più lontana. Ecco, dopo ci rilasciamo ai beni, perché lo so che dopo se no restiamo a criticare, ma non avete Certamente, parlato. Però, visto che lei ha citato, stiamo vedendo delle immagini, quindi chiedo alla regia appunto che ce le mettano anche integralmente in onda. Con lei, direttore, Villa dei Vescovi, raccontiamo un po', cogliamo l'occasione anche di 10 anni, raccontiamo l'accessibilità, i lavori che ci sono stati e quali sono anche le novità che la riguardano. Villa dei Vescovi appunto è ripartita ormai 2 settimane fa con la stagione 2021. Dicevo un anno importante perché è l'anno del compleanno
parliamo dei primi 10 anni, ricordiamo l'apertura al pubblico del 2011, una donazione avvenuta qualche anno prima grazie alla famiglia Olcese. Maria Teresa Olcese e il figlio Pierpaolo hanno deciso di dare seguito a quello che era il sogno nel cassetto del marito Vittorio, quindi di donare la villa alla collettività. Era di proprietà della famiglia Olcese dai primi anni 60, il FAI l'ha restaurata, un lavoro importantissimo di restauro e di ristrutturazione che oggi permette al pubblico di godere di quella che noi chiamiamo la finestra sui Colli Euganei, perché dalle sue logge, dalle sue finestre si osserva quello che è il paesaggio di questi 81 colli di origine vulcanica che compongono il Parco Regionale dei Colli Euganei. A me piace anche chiamarla una macchina per osservare il paesaggio, perché da ogni punto della sua terrazza, a 360 gradi dalle sue logge, c'è un continuo dialogo con la matura che vediamo circondare la villa, il vigneto, sono 7 ettari di brolo, quindi non abbiate paura a venire a trovarci in giornate FAI. Apriremo tutti i beni e tutte le aperture delle delegazioni in totale sicurezza, quindi nel pieno rispetto delle normative sanitarie. In più a Villa dei Vescovi avrete possibilità di visitare gli interni e gli esterni sono 7 ettari di brolo dove perdersi a contatto con la matura. Ma quella matura la ritroviamo anche negli affreschi, nelle sale affrescate Ballambert Sostris. Questa villa che ha delle particolarità anche architettoniche molto curiose, molto originali, è affacciata appunto, lei dice, si trova nel cuore di Colli Euganei, ha un affaccio straordinario, ma appunto che ruolo aveva, che cos'era un tempo, quindi perché aveva questa importanza strategica anche in un asse viario di non poco conto? Sì, siamo a meno di 30 minuti da Padova, quindi molto vicina a una città culturalmente molto importante, inserita in un contesto dei Colli Euganei dove appunto Chila dei Vescovi non è l'unica bellezza dal punto di vista artistico. Viene concepita nella prima metà del 1500 come residenza estiva dei Vescovi di Padova. È Francesco Pisani, il vescovo di allora, che decide di commissionarla dal Vise Cornaro, che è questo personaggio intellettuale molto importante, conosciuto per un trattato della vita sobria, dove insegnava come arrivare ad 80 anni felici e in piena salute. 80 anni per il tempo. 80 anni per l'epoca erano importanti. Pensi che si potevano consumare 200 calorie, secondo lui, con 4 bicchieri di vino. Questa era la dieta dell'epoca per arrivare felici ad 80 anni e in salute. È una villa d'ozio, una villa dove rilassarsi, dove staccarsi dalla frenetica vita della città. E mi piace concepirla così anche oggi, quando noi comunichiamo la visita a Villa dei Vescovi, diciamo proprio al pubblico di staccare dalla vita frenetica della settimana e godersi, immergersi nella matura, nel silenzio dei Colli Euganei, in particolar modo a Villa dei Vescovi. Ecco, la curiosità è che si raggiungeva questa residenza in carrozza, certo, attraversando, passando per Via dei Colli, che non era la Via dei Colli attuali, quindi corretto, ci voleva tante ore. Certo, l'ingresso principale era l'ingresso sud, quello che oggi noi chiamiamo lo Scalimata Bilimoni, non c'era però un cancello sul muro di cinta, perché il vescovo allora partiva da Padova, arrivava al portone est e da lì proseguiva in mezzo ai vigneti fino ad arrivare all'ingresso principale della villa. Oggi la villa ha un ingresso ribaltato, perché negli anni 60 del 500 l'architetto istriano, questo era l'ingresso principale, vedete il nostro vigneto. Andrea da Valle negli anni 60 del 500 invece ha costruito la corte all'italiana, quindi un giardino geometrico che si contrappone alla parte più agreste, più agricola, che invece circonda la villa nel resto tante parte. Che tra l'altro ha avuto delle aggiunte successive. Certo, anche nel Settecento, certo, il bugnato di Giulio Romano si trova alla base della villa, proprio nella parte est il bugnato è coperto da questa scalinata che è stata aggiunta poi appunto, dicevo, nel Settecento. Come le diceva, e si vedevano anche dalle immagini, ci sono queste raffigurazioni che richiamano un po' l'esterno, quindi certo, l'interno e l'esterno si fondono in un unicum per dare questo senso di pace spirituale e intellettuale. Sì, no? Il legame con la matura. Avete appena visto la stanza del putto, dove abbiamo questo piccolo bambino, ecco, proprio questa stanza, che mangia l'uva garganega, che è il vitigno tipico dei Colli Euganei, è affacciato, sembra sulla stanza, e dietro un paesaggio che dialoga con il paesaggio che si può vedere dalle finestre stesse. L'elemento emblematico di cui parlava lei sono le nostre logge. Una persona oggi viene in Villa dei Vescovi, si affaccia alle logge e guarda il paesaggio che vede, quello dei Colli Euganei, volge lo sguardo alle sue spalle e vede le stesse logge affrescate da Sustris sulle pareti della villa. Quindi il dialogo con il paesaggio è l'elemento fondamentale. E anche la scelta dei colori, che peraltro sono stati abilmente ristrutturati con, corretto, grande attenzione. Ritorniamo su questi temi, ritorniamo sui beni del FAI di primavera tra pochi secondi dopo la pubblicità.